Presidente, tra le deleghe della commissione che lei guida c'è anche quella del turismo e fortunatamente stiamo vedendo dei numeri importanti, le prenotazioni ci sono nella città di Napoli, ma anche nell'area delle costiere e sulle isole, è un buon segnale. Sicuramente sì, adesso è necessaria una fase di ripresa forte. Anche in questo senso il Consiglio regionale della Campania si è impegnato al fine di poter sostenere le attività produttive che operano nel turismo. È una fase di rilancio importante, ci aspettiamo per la stagione estiva un'importante inversione di marcia rispetto alle difficoltà emerse a seguito della pandemia. Ecco, siamo tutti diciamo, propositivi e ci aspettiamo un riscontro molto importante grazie anche all'opera, ripeto, di questa maggioranza di governo che si è adoperata perché al fine di giungere a questo momento, a questo momento storico, a questa stagione estiva, preparata per poter maggiormente accompagnare la proposta turistica locale. Quanto è stata importante l'iniziativa della Regione Campania Isole Covid-Free? Io sono convinto che questa iniziativa sia stata fondamentale. Oggi bisognava trasmettere un senso di serenità per fare in modo che le persone, le famiglie possano in qualche modo avere una tranquillità che necessariamente deve essere quella possibile, quella che poteva essere testimoniata attraverso una campagna vaccinale forte che desse l'opportunità di immaginare di poter trascorrere le proprie ferie in serenità. Tutto questo è stato fatto, non ci nascondiamo dietro un dito, sappiamo che le difficoltà esistono ancora, ma è una questione che appartiene, parliamo di una pandemia mondiale e quindi il compito della politica nazionale e di quella locale è quella di far sì che tutto ciò che si può realizzare per rendere maggiormente sicure le nostre comunità venga fatto. Noi ci muoviamo in questa direzione.